Ben ritrovati, buon pomeriggio, buon fine pomeriggio a tutti gli appassionati del nostro pianeta Handball, canale 96, ormai da quasi 5 anni, punto di riferimento unico di tutti i programmi, di tutte le televisioni commerciali italiane. Solo noi di Tele Firenze Vera Supersport andiamo a produrre un settimanale di riepilogo di tutti i campionati che noi ormai seguiamo da anni, di tutto l'handball, non solo toscano ma anche nazionale. Allora, il resoconto ci dice della sconfitta della Tusce Prato a Padova sul campo del Cellini, nettissima, però dall'altra parte c'è un immenso Tavarnelle che fa 4 punti in 2 partite. Dopo Parma va a vincere anche a Teramo, una partita imprescindibile per la salvezza. Ci stacchiamo lentamente dal fondo gradatoria, vinciamo 26-25, per cui questi sono i due titoli delle toscane. In A1, lo sapete, purtroppo non abbiamo squadre toscane, ma noi partiamo dalla 1, che ci dice dal panorama stampa di fig.it, che ringrazio sempre: solo vittoria casalinga nella 16ª giornata di Serie A Gold. Il massimo campionato tornava dopo la pausa di fine anno, gli impegni della nazionale, e con sé porta conferme rispetto ai valori emersi fino adesso. Brixen, sempre prima della classe unica imbattuta, dietro sia Merano che Junior Fasano, sanno tenere il passo. Non valutabili Bolzano e Conversano, il cui scontro andrà in scena in posticipo il prossimo 8 febbraio, dopo il rinvio dovuto alla partecipazione ai mondiali di Svezia e Polonia del cileno Francisco Ahumada tra i bolzanini. Citati i conversanesi, è d'obbligo dunque adesso guardare avanti. Nel prossimo fine settimana al Pala San Giacomo arriverà Bressanone per un match che ha il sapore di playoff e il profumo della Coppa Italia. Allora, non mi dilungo oltre. Ricordo a tutti gli appassionati della pallamano che su www.firenzeviolasupersportlive.com c'è nel paragrafo della pallamano tutti i download, per cui se avete qualche beniamino da andare a controllare le reti e quant'altro, andate a cliccare nel reparto risultati match report delle varie partite, c'è il tasto download, lo cliccate, di lì si aprono tutti i tabellini. Io vi do i risultati: Cassano Magnago Campus Italia 27-23, Merano Fondi 37-30, Pressano Carpi di stretta misura 32-31, Sassari Rubiera 33-25, Fasano Albatro 30-27, Brixen Romagna 34-20. Mercoledì 8 febbraio in posticipo Bolzano Conversano. Andiamo alla classifica aggiornata: Brixen 31, Merano 24, Conversano 23, Fasano 23, Pressano 21, Bolzano 20, Sassari 19, Cassano Magnago 17, Team Network Albatro 13, Fondi 10, Carpi 5, Campus Italia 5, Secchia Rubiera 4, Romagna 2 punti. Andiamo alla 1 femminile, scendiamo di categoria. Cellini Padova, Tusce Prato, purtroppo 31-20, amarissima e durissima sconfitta. La 13ª giornata in Serie A 1 femminile conferma i pronostici. Pontinia sa mantenere il primato, vittoria importante per Padova nella lotta salvezza, appunto la netta vittoria sulla Tusce Prato. Pronostici rispettati dunque nella 13ª giornata della 1, in un sabato che non offriva scontri diretti soprattutto nella parte alta della graduatoria. Equilibri e distanza non subiscono dunque mutamenti o evoluzioni. Davanti, in più alto di tutte, c'è sempre la sorprendente Pontinia, brava a non calare il proprio livello di attenzione e centrare il 12° risultato utile consecutivo. In terra laziale cade il fanalino di coda Teramo, sceso in campo sotto la guida di Nicole Pastore e non di Serafino. La Brecciosa, dopo le dimissioni rassegnate del tecnico in settimana, contesa comunque senza storia, 41-25 primo tempo, 20-11 divario troppo ampio tra i due organici, con obiettivi assolutamente differenti e ben delineati. Tra le gialloblu 7 reti di Notarianni e sfida in cassaforte già dopo il +9
registrato al termine del gruppo. Andiamo a vedere se c'è un commento per quanto riguarda, eccola là, punti importanti in chiave salvezza per Padova nella sfida casalinga contro il nostro Tusce Prato. Nelle file delle Toscane continua a farsi sentire l'assenza di Charity Yamu, terminale offensivo troppo importante nell'economia del gioco laniero. Dall'altra parte le patavine trovano in Serena Ngiviruva la loro migliore realizzatrice, 9 reti per lei per trainare la squadra in una partita caratterizzata da un primo tempo molto combattuto, terminata alla pari 12-12 e da una ripresa però di tutto stampo veneto. Padova concederà agli avversari appena 8 reti nel secondo tempo, dilagando fino al 27-18 e poi controllando tutto nei minuti conclusivi. Allora, i risultati, poi entriamo nel download di Padova Prato e vediamo il tabellino. Salerno Magnago 31-28, Ferrara Padana 39-36, Mezzo Corona Sud Tirol 24-33, Pontinia Teramo 41-25, Ali Best Espresso Mestrino Erice 15-21, Cellini Padova Tusce Prato 31-20. Andiamo a vedere allora nelle file patavine, come detto, 9 gol di Serena Osamegbe Ngirua, poi 3 della Nuadem Diogap Karel, 4 di Bevelin Ngiruva Osarosemen, cognomi impronunciabili, 2 di Meneghini, 4 di Prela e poi 4 della Barresi. Andiamo a vedere Tusce Prato 5 Svigac, 3 Micotti, 1 della Borrini, 6 di Margherita Rossi, la migliore, 5 di Ucchino per Prato, con il primo tempo che aveva visto, come detto, il 12-12. Per quanto riguarda i tiri dalla piazzola dei rigori 7 metri, 2 su 3 per Padova, 1 su 1 per Prato, hanno arbitrato Corioni e Falbo. Per cui questo è il commento al tabellino. Andiamo a vedere la classifica aggiornata in A1, Pontinia 24, Salerno 23, Erice 20, Sud Tirol 20, Cassano Magnago 14, sale a 13 il Cellini Padova, 12 Casalgrande Padana, 12 Ferrara, 10 Tusce Prato, 5 Mezzo Corona, 2 il Mestrino, 2 il Teramo. E allora passiamo e andiamo in A2 maschile, dove è successo qualcosa di incredibile. Il nostro titolo, tratto dalla battuta del presidente Alessandro Pierattoni, questi giovani ci fanno morire. Grande soddisfazione, il 2003 è iniziato alla grande, 2 vittorie, prima Parma e poi questa importantissima a Teramo, diretta avversaria per la retrocessione per Tavarnelle. Tavarnelle non molla, Teramo Tavarnelle 25-26, primo tempo un gol di vantaggio Tavarnelle, 14-15 è Teramo. Di Battista 6, Angeloni 6, Cinelli 1, Murri 1, Toppi 5, D'Argenio, Di Gianluca, Misantone, Michini 2, Ciutti, Valeri, Di Salvo, Camaglioni 4, Reginaldo Rossi, allenatore Di Giacinto. Rigori sono riportati 0-0, strano, ma comunque rimane 0-0. Tavarnelle, Ciani, Vanni Panti, 3 portieri andati in trasferta. Edo Borgiani 12 e continua a mantenere caposaldo della classifica, marcatori la vedremo. Vucci, Giacomo Pelacchi, Picciardo 3, Sing 5, Del Maschio 3, Magnani, Calosi Lorenzo, Calosi Andrea, 3 Di Nardi, Corti e Silei, allenatore Matteo Pelacchi, rigori sono 2-5, i fischi di Simone e Montillo. Dunque questo Tavarnelle ci fa morire, dice il presidente Pierattoni nel suo report, anche senza i rinforzi tornati in campo a darci la vittoria con Parma. Francesco Provvedi, Francesco, qui manca un C, eccolo, Vermigli, che potranno giocare in casa, ed anche senza Barbarito, 3 assenze pesantissime. Borgiani e Friends giocano una grande palla a mano, riuscendo a portare a casa 4 punti nelle ultime 2 partite, prima con Parma e adesso con Teramo e addirittura in trasferta. Altri 12 gol di superissimo Edo Borgiani, sempre più solo in vetta alla classifica cannonieri, 169 a 156 contro Nebojosa Vojinovic, proprio del Parma, battuto la settimana scorsa
Tavernelli finiva avanti anche nel primo tempo, 15-14, si doveva soffrire, sbagliavamo tre rigori ma non ne concedevamo da Tavellino al Teramo. Per portare a casa questo secondo strepitoso 1-2 vincente che rialza la compagine tavernellina in classifica, adesso siamo quintultimi a 9 punti, ad un punto dal Parma, adesso sotto col Chiaravalle, dove alla Balducci potrebbero rientrare per il match di fine settimana Provvedi, Vermiglia e Barbarito, per fare, cercare di fare, non c'è due senza tre, rientrare clamorosamente in bazzica per la salvezza, che adesso parrebbe davvero la portata di mano in fondo al vialone di Pontassieve. Grande Tavernelli, e così parla Matteo Pelacchi. Una grande vittoria per la Serie A2 della nostra Pallamano Tavernelli, che va a espugnare il campo di Teramo e fa un altro piccolo passo, dico io grande, verso la salvezza. Eravamo privi di quattro giocatori, siamo scesi a Teramo però con tutte le buone intenzioni, dopo una bella gara della settimana scorsa disputata e vinto contro Parma, seppur con poche rotazioni nel ruolo dei terzini. Iniziava bene il match, per tutto il primo tempo gara equilibrata, Teramo si faceva valere nel fattore campo e gli ospiti contenevano i loro tiratori fino al primo tempo, stampato 15-14 Tavernelli. Rientra benissimo Tavernelli nella ripresa e dopo 13 minuti ci portavamo sopra di 5 gol con il controllo assoluto del match. Qui scattava però l'orgoglio locale e i biancoverdi, nonostante una buona fase difensiva, non riuscivano più a segnare. Piano piano il Teramo si faceva sotto, prima pareggiava e poi a 4 minuti dalla fine si portava addirittura in vantaggio. Qui però i miei del Tavernelli non mollavano, ci credevamo fino in fondo, ribaltavamo il risultato. Sopra di una rete i biancoverdi, i miei biancoverdi difendono benissimo e nell'ultimo possesso palla gestiscono l'attacco alla perfezione, segnando la rete del 26-24 decisiva a 10 secondi dalla fine. Teramo contrattaccava subito e segnava il 25-26, poi scorrevano i titoli di fine gara. Gioia in campo per due punti conquistati per i nostri ragazzi tavernellini, che si sono davvero meritati l'intera posta in palio. Gara difficile, dico e ripeto, ma giocata con grande mentalità, commenta e finisce coach Pelacchi. La fase difensiva ci ha aiutati anche nel maggior periodo di difficoltà e sofferenze. I ragazzi stanno dando il massimo nelle gare equilibrate di livello tecnico. Si sta vedendo che i risultati di un buon lavoro settimanale impostato sin da settembre può dare dei buoni risultati. Sono felici per loro, per me, per la società, per la città. Se lo meritano tutti. Adesso dobbiamo continuare a credere nelle nostre potenzialità e a dimostrarlo anche nelle gare contro formazioni più quotate. Sabato alla Balducci arriva il Chiaravalle. Nell'altro match delle Toscane, Prato perde in casa, battuto da Ferrara 20-33. Allora Chiaravalle, Pescara 32-29, Modena Monteprandone 28-23, Camerano Bologna 28-25, Teramo Pallamano Tavernelle 25-26, Parma San Lazzaro Bologna Savena 25-36, Prato Ferrara 20-33, Cingoli Verde Azzurro Sassari si giocherà il 18 di febbraio in posticipo alle ore 19. Vediamo la classifica. Tavernelli si rilancia a 4 punti nelle ultime due gare salvezza contro Parma e Teramo. Conduce Cingoli 28-1, poi Ferrara 28, giocate tutte, San Lazzaro 27, lì vinse tempo fa Tavernelli, pensate, Chiaravalle 23, con i suoi 23 Chiaravalle sale in terra di Toscana alla Balducci di Pontassieve sabato. Camerano 21, Verde Azzurro Sassari, la delusione del campionato, solo 17, Bologna United 13, Modena 13, Parma 10. E allora dietro ci facciamo vedere negli specchietti retrovisori: Tavernelle 9, Prato 8 passato, Teramo 8 battuto a casa loro, Monteprandone 5, Pescara 5. La classifica marcatori, dunque, con gli altri 12 Edo Borgiani sale a 169 gol,
Nebojša Vojinović di Parma, l'abbiamo visto la settimana scorsa vincere di 1 il derby 10-9, 156. Tobias Wolff, Bologna, 132. Alessio Pugliese, Modena, 129. Castiglio, Bienvenido Alex di Chiaravalle, 111. Lamelas, Miguel di Cingoli, 109. Allora, ricordo che la 2 femminile ricomincerà il proprio tragitto il 12 febbraio, Tusce Prato Arcobaleno e Cellini Padova, squadra 2, Euromed Mugello, si è giocato un turno di Coppa Toscana femminile, importante pareggio in Coppa per l'Euromed Mugello, che impatta 29-29 contro il Grosseto, partita tiratissima fino al termine, con continui sorpassi da una parte e dall'altra, nella parte terminale della contesa, la B maschile. Ci sono le fotografie, grazie Tavarnelle, Tavarnelle Olimpiche, Massa Marittima finisce 29-29 nonostante una grande rimonta da meno 8 al più 1 del 29-28 che aveva fatto sognare il Tavarnelle. I ragazzi di in maglia nero-verde non vanno oltre il pareggio contro i metallifere dell'Olimpico a 30 secondi dalla fine, infatti gli ospiti riescono a fissare il punteggio sul 29 finale. L'ottava giornata, Monte Carlo Grosseto 28-28, Prato Mugello United 23-32 per il Mugello United, 6 di Solano, 6 di Vignini, 4 della coppia Carlotti Nigro, 3 per Mannelli, Ostuni e Petani, Cappelli Gianmarco 2, Cappelli Gregorio 1, Folloni Calatorre 32-27, Tavarnelli Olympic Massa 29-29. Medice a Spezia 30-34, Arete Bastia Umbra Carrara 22-26, la classifica conduce Follonica insieme a Spezia a 14, Mugello United insegue a 13 ma sconta i meno 3 in classifica. Medice a Olympic Massa Marittima 11, Pallamano Prato e Grosseto 8, Tavarnelle da sola 5, Carrara 4, Monte Carlo 0, Arete meno 1, Libertas La Torre meno 3 punti. Questo è il nostro consuntivo del martedì. Ringrazio Enrico Milano in cabina di regia al remoto che mi segue, vi ha fatto vedere tutto ciò che c'era stato fornito, che abbiamo preso e che era arrivato in regia. Ricordo a tutte le società, ci potete inviare a regia chiocciola telefirenzeviolasupersport.com tutto quello che avete, qualche Facebook, le fotografie. Se avete realizzato delle interviste, ce le mandate possibilmente entro le ore 12-12:30 di ogni lunedì per darci tempo di articolarle, scaricarle, montarle e farvele vedere nella nostra, in questa nostra trasmissione del martedì, sempre da 5 anni alle ore 18 di tutte le settimane. Per adesso Stefano Ballerini vi ringrazia e vi saluta. Viva la palla a mano, rendo linea alla regia a telefirenzeviolasupersport.com. Grazie e ci sentiamo la settimana prossima.